Buonasera. 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 Ah, questo è il nostro ufficio stampa. Buonasera, salve. Porca, come sta? Miseria. Benvenuto. Io Ravenna Web TV, salve, le rubo un commento velocissimo. E su che cosa? Sull'incontro di questa sera. Quindi sì. Fare i conti con l'ambiente, il vero capitale, atto terzo, cosa ci racconterà questa sera? Come si fa a salvare l'Italia? Cioè, è possibile ancora salvare l'Italia? 100 anni fa eravamo il paese più bello del mondo e il più povero. Oggi siamo molto meno poveri, molto meno belli. Dobbiamo riuscire a dare una risposta per far star bene il filosofo Hegel. Tesi, antitesi, vediamo se la sintesi è possibile, se siamo in grado di tornare ad essere belli pur rimanendo ricchi. E si parte dall'ambiente? Si parte da una cosa particolare, che è l'ambiente nella sua visione antropizzata. L'ambiente puro non esiste più, l'ambiente è sempre il prodotto dell'uomo. Che tipo di prodotto dell'uomo possiamo gestire, immaginare, e che tipo di rapporto possiamo stabilire con il nostro passato formidabile? Le faccio un'altra domanda, mi scusi. Ravenna, città tra le candidate a Capitale Europea della Cultura per il 2019, cosa ne pensa e che caratteristiche deve avere una città che si candida a questo ruolo, a questa corona? La prima cosa che dovrebbe avere è essere in grado di spiegare perché lo vuol fare. Cioè, in Italia di candidati alla Capitale Europea della Cultura ce ne sono 15, e quello che è venuto a mancare è una tesi, perché io e non quell'altro. Ora, io la tesi per Ravenna ce l'avrei, il famoso esarcato, cioè se Ravenna fu la connessione fra Oriente e Occidente, oggi che l'Europa è in crisi ideologica perché non sa che futuro darsi, Ravenna si potrebbe proporre come l'anello di congiunzione con l'Oriente e con il Mediterraneo. Sarà in grado di vincere questa battaglia? Non lo sappiamo. Andiamo.